Piacere proprio di venire qui a Palermo a presentare le nuove annate dell'Etna Doc. Infatti l'anno scorso è stata la prima edizione, quest'anno la seconda, siamo passati da 16 aziende che venivano a 30. Ce ne sono ancora tante che possono venire perché solo sull'Etna vinificano circa 50 aziende e la stragrande maggioranza di queste sono socio del nostro consorzio. L'Etna sta vivendo un momento particolarmente felice. I nostri vini si trovano forse un po' dappertutto nel mondo, purtroppo in piccole quantità perché le produzioni sono veramente irrisorie, ma è un premio che diamo ai nostri produttori per coltivare queste viti in maniera così difficoltosa e cara. Sei vini siciliani da diversi anni sono in Serie A, i vini dell'Etna sono in Coppa dei Campioni. Sono riusciti un po' a interpretare tutta l'essenza di questo vulcano che rende un po' difficile la coltivazione del vigneto, ma che alla fine dà grande soddisfazione in termini di profumi, odore e sapore. Quindi l'Etna hanno un grande futuro davanti a loro. Se c'è un mondo che cerca dei vini che abbiano un'identità, abbiano un calore, abbiano un sapore, credo che vini dell'Etna possano rappresentare tanto. Anche le diverse aziende sorte in questi ultimi anni, stasera abbiamo avuto il modo di assaggiare circa i vini di 28-30 aziende, hanno sicuramente la possibilità di vedere come l'Etna riesca a esprimere sia i grandi rossi ma anche i grandi bianchi, possibilità di esprimere grandi rosate, grandi spumanti. Questo è sicuramente di grande auspicio un po' per tutto il futuro del vulcano. Per noi è l'esordio, questa sera presentiamo il nostro Carricante alla prima vendemmia. Arriva in un momento particolare, di Etna si parla già da un po', però a parte qualche storico e delle novità degli ultimi diciamo 4-5 anni, il movimento dei produttori dell'Etna sta arrivando adesso e adesso è un momento di, diciamo, non dico crisi, ma comunque la Sicilia in generale e un po' il Sud Italia segna un po' il passo, l'Etna ne esce fuori. Gli uvaggi sono sicuramente eccellenti e grazie, io sono appena nata diciamo per l'imbottigliamento, non per le produzioni perché la nostra azienda è dal 1860 in possesso della nostra famiglia e un tempo il vino veniva venduto scuso all'estero, adesso imbottigliamo dal 2007. Questi appunto sono oggi è il mio debutto. Il vino dell'Etna è sempre stato il vino della Sicilia, per cui finalmente si sta riscoprendo. Noi personalmente abbiamo iniziato a intraprendere anche la strada dello spumante, ci crediamo e speriamo che nel futuro vada sempre meglio.